il risultato è che in oltre 2 mesi di prove per metterla a punto, il sistema è bloccato, l'azienda ospedaliera di Verona non riesce a mandare i dati in regione, ma è un disastro pericoloso, sia perché comunque poi andrà a ripercuotersi su tutte le aziende e uso del Veneto, e poi perché è una gara giudicata, quindi non puoi dire vabbè, ho provato, adesso torno indietro. La priorità ora per Flavio Tosi è evitare un pericoloso effetto domino su tutte le ULS del Veneto. La questione riguarda l'implementazione del nuovo sistema informatico ospedaliero, il cosiddetto SIO, avviato da Azienda Zero nella sanità veronese. Una sperimentazione che il numero uno di Forza Italia in Veneto boccia sonoramente. C'è una gara da più di 120 milioni di euro aggiudicata, e ci sono i dipendenti stufi, perché non ce la fanno più, e anche i pazienti, i cittadini, gli utenti, perché questo sistema ha ritardato le liste d'attesa, insomma, ha creato dei grandissimi disguidi. Troppe le criticità che hanno portato anche la CGL Scaligera a dichiarare lo stato di agitazione, mentre è delle scorse ore la lettera congiunta di CISL e UIL, in cui si chiede alla Regione, in particolare al Presidente Zaia e all'Assessore Lanzarin, la convocazione di un tavolo urgente fatto di proposte migliorative. E rispetto a questo la Regione non può pensare di starsene fuori e vedere cosa succede all'azienda ospedaliera di Verona, perché la gara l'ha fatta la Regione. Ormai c'è chi parla di fuoco amico. Quella del forzista Tosi alla giunta di centrodestra non è la prima stoccata, anzi cannonata, ma il diretto interessato tira dritto. Io sto sui fatti, sono stato assessore alla sanità del Veneto e quindi parlo di materie e temi che conosco. L'aspetto politico sulla sanità, sui servizi sociali c'entra nulla,